Buongiorno a tutti. Oggi voglio spiegarvi come mangiare in maniera semplice, naturale e completamente vegetale senza alcuna rinuncia e senza dovervi neanche sbattere più di tanto. La cosa più importante, la parte principale, è la scelta degli alimenti, ovvero quando andiamo a fare la spesa, che cosa comprare e come e in che quantità. Allora, io inizierei con una piramide alimentare che ho creato basandomi sulla mia esperienza e sulle mie ricerche sulla nutrizione. E quindi che non è una piramide alimentare creata dall'industria alimentare. E andando a passi dalla base di questa piramide fino alla cima, vi spiegherò come scegliere gli alimenti di questa piramide. Quindi iniziamo dalla base. La prima base importante di un'alimentazione vegetale è la frutta. La frutta infatti è ricchissima di acqua, carboidrati semplici, vitamine, fibra e minerali. Quindi la frutta dà tantissima vitalità, energia e idratazione ed è l'alimento con cui bisognerebbe iniziare la giornata. Le cose più importanti da considerare quando si compra la frutta sono la stagionalità e la località. Infatti la frutta non di stagione deve essere cresciuta con delle tecniche artificiali che spesso fanno sì che il frutto perde molti dei suoi nutrienti e anche del suo sapore. Inoltre lo stesso vale per la frutta che viene importata da lontano, deve essere colta molto presto e spesso vengono aggiunti anche delle sostanze chimiche per preservarle durante il trasporto. Quindi la frutta migliore è la frutta locale e di stagione. Io consiglierei, a seconda diciamo, dei requisiti calorici della persona, consiglierei di consumare almeno 10 frutti al giorno e di consumarli come primo passo della giornata. Infatti la frutta è un alimento che vuole essere consumato a stomaco vuoto. La frutta se incontra altri alimenti che bloccano la digestione inizia a fermentare. La frutta è un alimento che va digerito molto molto velocemente e dunque non deve essere consumato insieme ad altri alimenti che potrebbero bloccare la sua digestione. L'unica eccezione è la verdura. Questo ci porta al secondo gradino della nostra piramide alimentare, ovvero appunto la verdura. Per la verdura sono validi gli stessi consigli come per la frutta, ovvero deve essere consumata di stagione e locale. Un'altra cosa importante che ho dimenticato di menzionare è che deve essere matura la frutta. Se la frutta non è matura, anche questo è un problema perché innanzitutto non è digeribile e inoltre non è possibile assorbire la maggior parte dei suoi nutrienti. Per quanto riguarda la verdura, anche essa va consumata quindi locale di stagione per gli stessi motivi. E sia per quanto riguarda la verdura che la frutta, è meglio consumarla non cotta, quindi cruda quando possibile. Ovviamente non tutta la verdura si può mangiare cruda, alcune verdure, per esempio le melanzane, è meglio, bisogna cuocerle. Però quando possibile meglio mangiarla cruda. Questo perché la verdura cruda ritiene molte delle sue vitamine, ma anche tanti fitoelementi che vengono distrutti durante la cottura. Come verdura consiglio di consumarne circa 1 o 2 kg al giorno, a seconda dei bisogni calorici. La terza e quarta categoria di alimenti sono i cereali e i legumi. La cosa più importante da considerare nella selezione di cereali e legumi è che siano integrali. Infatti, la parte integrale, quindi, è quella che contiene la maggior parte dei nutrienti, sali minerali, fibre, proteine che c'è nel cereale. Quando questa parte viene tolta, non solo ci si depriva della parte più preziosa alimentare del cereale, ma in più si diventano molto insipidi e senza gusto, e quindi poi bisogna aggiungere tanto sale, tante cose per riuscire a dargli un po' di gusto. E inoltre, creano un picco di zuccheri nel sangue perché non essendoci la fibra che rallenta l'assorbimento, lo zucchero viene assorbito troppo in fretta e poi abbiamo questo picco di energia che poi cala e ci sentiamo stanchi e senza energia dopo poco. Per questo è molto importante scegliere cereali e legumi integrali.
Se si scelgono cibi processati come ad esempio la pasta o il pane, è molto importante guardare negli ingredienti che sia effettivamente al 100% integrale e che non ci siano mischiate delle farine bianche o altre sostanze. Per quanto riguarda la cottura, i legumi secchi vanno messi in bagno il giorno prima, la notte prima, e poi vanno bolliti fin quando diventano morbidi. Anche per i cereali è consigliabile, soprattutto quelli a lunga cottura come appunto il riso integrale, è consigliabile metterli a bagno, in modo che poi si riduce il tempo di cottura e quindi mantengono anche più delle loro proprietà. Per quanto riguarda i cereali e i legumi, consiglio di consumarne circa 200-300 grammi secchi al giorno. Ovviamente queste quantità variano a seconda dei bisogni calorici. Comunque, essendo che hanno un contenuto calorico più alto rispetto alla frutta e alla verdura, vanno consumati in quantità minore rispetto alla frutta e alla verdura. Essi sono ricchi soprattutto di carboidrati e proteine. La quarta categoria sono le noci e i semi. Questa è un'altra categoria molto importante che spesso viene sottovalutata nella nostra alimentazione perché contengono tutti i grassi sani, oltre a tanti minerali, proteine e fibre. Così come per quanto riguarda i legumi e i cereali, le noci, i semi vanno consumati integrali, quindi ad esempio qua vediamo delle mandorle con la pelle, è molto importante che abbiano la pelle, quindi che siano marroni, altrimenti viene tolta la pelle vengono tolte tutte le proprietà più nutritive, oltre al loro sapore maggiore, quindi la parte buona. Quindi sia per quanto riguarda i cereali, i legumi, sia per le noci e i semi, diventano molto più insipidi se viene tolta la parte integrale e diventano molto più poveri. Siccome le noci e i semi sono molto energetici, infatti sono molto ricchi di grassi, vanno mangiati in quantità moderate. Consiglio di non eccedere le due manciate al giorno, però ovviamente questo dipende molto dai bisogni alimentari della persona. Nella quinta e la sesta categoria alimentare includiamo le erbe e le spezie. Questa è un'altra categoria alimentare che è tantissimo sottovalutata nella nostra cucina, diciamo, tradizionale e che invece è una categoria importantissima. E questo non solo perché erbe e spezie danno un moltissimo sapore, quindi rendono la nostra esperienza del cibo gustosa e particolare, unica e molto piacevole, ma in più le erbe e le spezie contengono anche tantissime sostanze che sono veramente essenziali per l'organismo e curative e che sono concentrate e spesso non si trovano negli altri alimenti. Ad esempio ci sono sostanze antinfiammatorie, oli essenziali, sostanze antibatteriche, sostanze che aiutano la digestione, che aiutano il sistema immunitario, che aiutano la circolazione e così via discorrendo. Quindi le spezie e le erbe sono veramente molto importanti. Qua abbiamo ad esempio, ovviamente le erbe sono preferibili fresche, quindi non essiccate, però qui ho soltanto delle erbe essiccate. E lo stesso vale per le spezie, sono preferibili fresche quando è possibile averle fresche, ma altrimenti si possono anche comprare essiccate. Qui non ci sono particolari, diciamo, consigli per l'utilizzo, se non che vi consiglio di sperimentare, di provare diverse spezie, diverse combinazioni, con, ad esempio potete provare a fare delle insalate con tante verdure diverse, spezie diverse, erbe diverse e noci e semi diversi per vedere un po' come reagisce il vostro gusto. Un'altra cosa che vorrei includere qui, che è un altro elemento che viene molto sottovalutato nella nostra alimentazione, sono le alghe. Le alghe sono utilizzate molto poco nell'Occidente, mentre sono un alimento comune in Oriente. Le alghe sono dei cibi estremamente ricchi di minerali e di proteine e quindi sono un alimento estremamente nutriente. Si utilizzano di solito come condimento, ad esempio per riso, pasta oppure per le insalate e aggiungono, oltre a un sapore in più, aggiungono tantissimo nutrimento in più. Ora che vi ho spiegato quali sono le categorie di cibi tra cui scegliere e come regolarvi per quanto riguarda le quantità, due cose importanti vanno prese in considerazione.
La prima, quindi, è di scegliere sempre cibi più naturali, meno processati e meno raffinati possibili. Quindi quando vi recate al supermercato a fare la spesa, cercate di passare il più tempo possibile nel reparto ortofrutta, reparto dei cereali integrali, eccetera, eccetera, e non nei reparti di cibi processati. Questo perché i cibi al loro stato naturale, quindi così come sono, come vengono dalla pianta, dall'albero, eccetera, sono più ricchi di nutrienti, sono più ricchi di gusto, sono più sani per il nostro organismo, più digeribili, e quindi sono, hanno un apporto anche di nutrienti molto maggiori. E secondo, perché sono anche più economici, che è una cosa da non sottovalutare, e hanno un minore impatto ambientale. Infatti tutti i processi di processamento, di raffinazione, non solo consumano energia e dispendono quindi risorse e creano inquinamento, ma sostanzialmente insomma, sono anche un costo in più che viene aggiunto. La seconda cosa da tenere in considerazione è la varietà, quindi di cercare di variare in ognuna di queste categorie, quindi scegliere un'ampia gamma di frutta e verdura, anche magari frutta e verdura che non siete tanto abituati a mangiare, consiglio di provare. Lo stesso vale per i cereali, i legumi, anche per i semi, le noci e le spezie. Vi consiglio di sperimentare, di provare nuovi abbinamenti. Quindi, per esempio, noi siamo abituati nella nostra cucina tradizionale a processare tutto molto e a usare sempre gli stessi alimenti. Invece usiamo tanta frutta e verdura cruda, cereali, legumi integrali, semi, noci, proviamo diverse combinazioni. Per esempio, una cosa molto semplice da provare è provare a fare dell'insalatone, tagliando tanti tipi di verdure diverse, aggiungendo spezie, noci, legumi, cereali, e provare diverse combinazioni per provare come piace al vostro gusto. Ovviamente ci sono troppe combinazioni, troppe cose che potrei suggerirvi, per questo faccio degli altri video dove vi do appunto delle ricette, dei suggerimenti, che sono molto semplici, molto facili, dove potete combinare tutti questi alimenti in maniera equilibrata e salutare per il vostro organismo. Grazie per l'ascolto, spero che questo vi sia stato utile e vi auguro buona